a Focus. Oggi puntiamo la nostra attenzione su Acate e lo facciamo con il consigliere del Movimento 5 Stelle Christian Palma. Buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno. Tante le tematiche, partiamo da quella che troviamo oggi sui quotidiani, ovvero la carenza e il ritardo nel pagamento degli stipendi dei netturbini e poi dei dipendenti comunali in generale. C'è stata anche una vera e propria protesta proprio in questi giorni. Sì, ieri infatti, forse per la prima volta nella storia di Acate, tutti gli impiegati comunali si sono riuniti di fronte al comune insieme ai sindacati per protestare perché non ricevono da 2 mesi gli stipendi. Ecco, questo qua è il risultato secondo noi di una gestione della cosa pubblica scellerata, perché noi siamo di fronte a un comune che anche questo per la prima volta accade a Acate, che da settembre dovrebbe avere già approvato il bilancio previsionale che avrebbe permesso di poter pagare gli impiegati e assolvere a tutti gli impegni di un'amministrazione, ma questo non è stato possibile. Da settembre non abbiamo il bilancio, noi consiglieri lo aspettiamo e vorrei chiarire una cosa su questo tema, soprattutto per chi ci ascolta da casa. Siccome l'amministrazione più volte ha diffuso la notizia che il bilancio non è stato approvato perché è colpa dell'opposizione che glielo blocca, in realtà funziona diversamente. Il bilancio prima lo fanno gli uffici adatti, l'ufficio finanziario, poi passa alla giunta che è fatta dal sindaco e dagli assessori. Quando loro l'hanno approvato, arriva ai consiglieri, quindi noi in ultimo possiamo approvarlo o bocciarlo. Ancora non è arrivato a noi consiglieri, quindi non potevamo incidere in nessun modo in questa procedura. Quindi se oggi manca il bilancio, gli impiegati non prendono gli stipendi, così come anche quelli della ditta che si occupa di fare la raccolta differenziata, così come tutte le attività che ad Acate devono ricevere soldi da questa amministrazione, è solo ed esclusivamente colpa dell'amministrazione. Quindi che non scaricano le loro colpe agli altri e si prendono le responsabilità. Ieri, per esempio, c'è stato un sit-in di fronte al comune proprio perché i sindacati da un anno e mezzo circa tentano di avere un incontro con il sindaco, anche dal prefetto sono stati, il prefetto ha organizzato un incontro tra i sindacati e il sindaco. Bene, il sindaco allora non si presentò e ieri non si è presentato nemmeno. Voglio dire, ogni incontro che si ha con i sindacati, ogni manifestazione deve finire con un incontro finale dove si tirano le somme e si dice più o meno quello che è accaduto, dopo magari si cercano le soluzioni. Lui, il sindaco, gli assessori non si sono neanche presentati, sono passati lì davanti, sono andati via e non si sono neanche presentati. Per questo motivo oggi che ci sarà il Consiglio Comunale, noi del Movimento 5 Stelle ci impegniamo a portare la vicenda direttamente in Consiglio e quindi credo che oggi ci sarà anche una vasta presenza di impiegati e cittadini insieme ai sindacati. Cercheremo di trattare in Consiglio l'argomento e vediamo se riusciamo a far dare delle risposte a questa amministrazione. Mi diceva prima, microfoni spenti, insomma questo è la fine di quello che è stato comunque un rapporto con gli impiegati tenuto, di un modo di rapportarsi con sì, il sindaco. Sì, sì, sì. Vede, il sindaco quando si è insediato, ricordo ancora che il primo comizio che ha fatto, e forse l'ha fatto dopo una settimana di aver vinto le elezioni, tutti ci aspettavamo un comizio di ringraziamento, per quanto mi riguarda, però ricordo ancora che in quel comizio ha parlato tantissimo della casa appunto comunale, definendo appunto il sistema degli impiegati una vera e propria masseria. Era un'accusa a cielo aperto e lui, il sindaco, non si era ancora neanche insediato, si può dire che non aveva chiesto neanche il nome e il cognome degli impiegati e già li attaccava di consorterie, di masserie. Ecco, questo fa capire bene la cultura, la mentalità del nostro sindaco, e a mio parere è una mentalità ormai obsoleta, legata al passato, perché è una mentalità che cosa, quali sono i connotati di questa cultura? Che il sindaco cerca di avere rispetto dagli impiegati e quindi instaurare una gerarchia basandola sul terrore, sulla tensione. Gli impiegati devono avere paura di lui, altrimenti hanno delle conseguenze. Allora io dico, se ci sono degli impiegati che secondo lui non fanno il loro dovere, lui deve amministrare, lui deve essere in grado di amministrare, che li trovi, prenda dei provvedimenti solo con quelle persone, non generalizzi e non inizi a trattare tutti male, perché lì c'è gente che lavora tutti i giorni, che ha delle famiglie da mandare avanti e fa i sacrifici come tutti noi, quindi non si deve permettere il sindaco di trattarli male a priori. Ricordo ancora quando era andato via il primo segretario comunale, ne è venuto un altro, il sindaco ne ha chiamato un altro, non voglio fare il nome perché non so neanche se è opportuno, però ricordo ancora che la prima cosa che ha fatto questo segretario, che sembra averlo scelto proprio ad hoc, sindaco, è convocare tutti gli impiegati
E la prima cosa che gli ha detto: voi non dovete sbagliare. E ha detto anche che i vigili dovevano fare l'attenti, devono stare attenti davanti a lui. Quindi io ricordo bene ancora come c'è stata una tensione enorme da quel momento in poi. Quindi lui non ha mai voluto la collaborazione degli impiegati, ha voluto la paura degli impiegati. Oggi arriva anche a non pagarli, non si presenta. Questo la dice lunga su come ragiona il nostro sindaco. Noi siamo completamente contrari, non va bene. Spesso anche qui nei nostri studi il sindaco ha parlato, insomma, di scelte obbligate dalla situazione delle casse Sì, comunali. Qual è secondo voi la ma situazione? io credo che invece il sindaco dovrebbe prendersi le sue responsabilità senza dire che non poteva fare niente. Perché? Lui più volte ha affermato che se oggi c'è una mancanza di liquidità e ci sono dei debiti, enormi debiti, è stato per colpa di una manovra che è stata fatta nel 2012, nella vecchia amministrazione. In realtà, quando anche fosse totalmente vero quello che dice, noi abbiamo studiato un po' le carte, questa manovra è stata quella che ha fatto l'opposizione al vecchio sindaco, ha chiesto di abbassare le aliquote IMU al di sotto della soglia minima prevista. Questo cosa ha comportato? Cioè, invece del 4, che era il minimo, loro hanno fatto una forzatura abbassandole al 2, anche dietro i richiami del segretario, del responsabile ufficio finanziario, che gli diceva: non fatelo perché fate dei danni. Loro l'hanno fatto. Questo qua ha causato un disavanzo di circa 650.000 euro, se non ricordo male. Non solo, ha fatto scattare, come dice il sindaco, e qui sono anche d'accordo con lui, il meccanismo del patto di solidarietà, che fa sì che lo Stato, cosa pensa? Se tu non hai bisogno di prendere l'IMU, almeno quella minima che ti diciamo noi, ma ne vuoi ancora meno dai cittadini, vuol dire che sei a posto. Quindi tu eventualmente preleveremo nei prossimi anni delle somme dalle tue casse per aiutare i comuni che hanno dei problemi. Okay? Fin qui siamo d'accordo, però il sindaco, quando attacca la vecchia amministrazione, si dimentica di dire una cosa: che coloro che hanno fatto questa manovra, l'ex opposizione, era composta anche da membri del sindaco che abbiamo adesso, che rappresentavano lui in consiglio. Uno di questi, Carmelo Di Martino, è ancora in consiglio. Non capisco perché non si dimette, perché è colui che è stato protagonista insieme al sindaco di questa manovra. Oggi, inoltre, quando poi si sono verificati questi debiti, quando sono maturati questi debiti, il sindaco avrebbe dovuto, perché sono passati 3 anni, non lo dimentichiamo, avrebbe dovuto affrontare con tutte le sue forze e con la massima organizzazione questi prelievi che lo Stato faceva. Quindi doveva organizzarsi per far fronte a questi prelievi, prevederlo già prima. No, lui cosa ha fatto, Raffo? Ha smantellato completamente l'ufficio finanziario. Avevamo una dirigente che si era sempre occupata dell'ufficio finanziario, non aveva mai portato dei ritardi in bilancio, non aveva mai fatto scattare delle sanzioni. Il sindaco l'ha invece letteralmente fatta andare via, l'ha costretta ad andare via, l'ha sostituita con continui esperti che non sono riusciti a fare il bilancio, tant'è vero che a maggio aspettiamo il bilancio di settembre. Il bilancio previsionale che a settembre doveva già essere approvato. Questo qua ha fatto scaturire una serie di cose. Siamo stati assoggettati a una multa di circa 200.000 euro per lo sforamento del patto di stabilità. Non stiamo ricevendo dei trasferimenti erariali perché con il bilancio l'amministrazione dovrebbe presentare all'assessorato sempre un certificato. Si chiama certificato al bilancio previsionale o certificato al bilancio consuntivo, in base al bilancio di cui si parla. Questo certificato permette all'assessorato, alla regione e allo Stato di trasferire ai comuni delle somme che magari gli spettano. Bene, secondo i nostri calcoli il comune dovrebbe ricevere circa 400.000 euro, che ancora non riesce a ricevere perché non hanno presentato un certificato. Cioè, si immagini, con 400.000 euro avrebbero pagato gli impiegati, tolto alcuni debiti e risolto una serie di problemi. Quindi che si prenda le sue responsabilità e non scarichi le colpe sempre agli altri. Due poi le accuse che avete mosso anche nell'ultimo periodo, la questione del ricorso ai debiti fuori bilancio e la chiusura alla vostra invece magari volontà di collaborazione. Sì, parto con la questione della Certo. collaborazione, anche in ordine cronologico. Noi da quando ci siamo insediati, quando il sindaco Raffo in realtà ha vinto le elezioni, noi abbiamo rispettato questa cosa. L'abbiamo rispettata per un semplice motivo, perché rappresentava la volontà del popolo. Gli elettori hanno scelto Raffo, lui deve amministrare. Noi siamo scelti dall'opposizione e faremo l'opposizione. Noi, per dimostrare al sindaco e alla maggioranza che eravamo disposti al dialogo, che non volevamo ostruire il loro lavoro fin dall'inizio, perché volevamo prima conoscerci, vedere se erano propositivi, abbiamo dato un anno e mezzo circa di tempo per lavorare serenamente. Questo cosa significa? Sì, abbiamo fatto opposizione, però abbiamo anche fatto capire: noi ci siamo nelle questioni più importanti, quelle delicate, è inutile perderci in liti politiche, ma facciamo gli interessi dei cittadini. Ricordo ancora un episodio che non ho mai detto neanche in giro, però può
possono confermarlo tutti. Quando 2 anni fa circa ad Acate c'è stato un problema, scusi, beh, lo devo spegnere. Capita, a sì. volte dimentichiamo no, che poi suona sempre quando ho tolto la soneria, ma non ho tolto la sveglia, quindi. E niente, dicevo, è capitato che ad Acate c'è stato un guasto al recipiente dell'acqua d'estate, quando il consumo di acqua aumenta per tutte le famiglie. Allora il sindaco non riusciva con un autobotte a far fronte al fabbisogno, quindi non riusciva a far avere l'acqua a tutti i cittadini per tutto il giorno. Cosa abbiamo pensato di fare? Noi abbiamo contattato il sindaco di Ragusa, Piccitto, gli abbiamo chiesto se avesse un autobotte da prestare al nostro sindaco. Ci ha detto subito sì. Cioè, tranquillamente detto, fategli protocollare la richiesta, così io formalizzo l'autorizzazione. Oggi il sindaco avrà l'autobotte, domani il problema è risolto. Siamo andati subito, il mio collega Occhipinti, siamo andati subito a scuola, dove il sindaco era anche preside allora. Ci ha ricevuti e gli abbiamo, diciamo, parlato della questione. Lui all'inizio l'ho visto un po' in difficoltà, infatti non capisco perché, era semplice, doveva dire sì e basta, noi risolviamo il problema. L'ho visto in difficoltà, però alla fine, insomma, tante belle parole, ma non ha accettato. E il problema dell'acqua, che poteva risolversi in un giorno, è durato una settimana. Abbiamo proposto un emendamento nel bilancio del 2014, dove chiedevamo di prendere soli 13.000 euro, in un bilancio che ne vale 13 milioni circa, solo 13.000 euro, e spostarli per il verde pubblico, perché ci eravamo accorti che stavano trascurando il verde pubblico. Poi se l'hanno rovinato, però allora eravamo in tempo, niente, ce l'hanno rifiutato. Quindi noi abbiamo chiesto qualcosa, abbiamo proposto qualcosa e ce l'hanno rifiutata per ben 2 volte. Abbiamo protocollato una mozione dove chiedevamo all'amministrazione di applicare lo strumento del bilancio sociale. Cos'è il bilancio sociale? È una cosa semplicissima, ma è ottima, perché permette ai cittadini di decidere come spendere una percentuale minima, in genere il 2%, del bilancio del comune, dei soldi del comune. A San Cataldo l'hanno fatto, per esempio. I cittadini hanno scelto come spendere il 2% dei soldi e hanno votato, perché il comune dà due o tre scelte, e i cittadini votano. A San Cataldo il comune dovrà finanziare il 70% di sconto sulle medicine ai bambini delle famiglie meno abbienti. Questo è con il bilancio sociale, uno strumento che noi potevamo già avere, che abbiamo proposto, ma che ci hanno bocciato. Abbiamo proposto tante altre cose, insomma ce l'hanno bocciate tutte. Quelle che ci hanno votato, perché magari c'era una gente che vedeva, quindi non potevano non votarle, poi non le hanno mai attuate. Quindi come facciamo noi? Noi abbiamo sempre provato a collaborare, loro hanno sempre negato, non voluto la nostra collaborazione. Un'altra cosa che abbiamo chiesto, era proprio parlando dei debiti fuori bilancio, abbiamo chiesto al sindaco di farsi fare i preventivi dagli avvocati prima di assegnare l'incarico. Perché questo? Perché quello che è la parcella degli avvocati è una delle cose che più spesso genera dei debiti fuori bilancio. Cosa si intende per debiti fuori bilancio? In 2 parole lo spiego, così si capisce anche meglio. I debiti tutti i debiti che il comune fa devono essere già previsti. Quindi prima che vengano saldati, il comune deve avere già delle somme stanziate per poterli poi pagare. A volte però capita che non si può prevedere quali siano questi debiti. Il caso è proprio quello degli avvocati, perché tu magari assegni un incarico, gli dici inizia a difendermi per questa causa penale, civile, che sia. L'avvocato inizia, vuole un acconto, però non si sa quanto dura la causa. Magari la causa dura 3 anni, quindi tu non puoi sapere oggi quanto spenderai fra 3 anni. Quindi sai che c'è un debito il comune, ma non sa quanto ammonta. Tuttavia la Corte dei Conti ci ha dato una strada come evitare questo problema: farsi fare il preventivo di massima presumibile dagli avvocati. Tu dici all'avvocato: fammi un preventivo dove metti l'acconto che vuoi, quanto vorrai se arriviamo al primo appello, quanto vorrai se arriviamo al secondo appello e il totale. Così l'amministrazione sa già, in base a come andrà la causa, quanto andrà a costare. Bene, abbiamo chiesto al sindaco di attenersi a quelle che sono le direttive della Corte dei Conti. Sì, tutto approvato, perché era il primo ad accusare chi faceva i debiti fuori bilancio. Bene, ad oggi il sindaco non ha mai fatto fare un preventivo ad avvocati, ha dato un'infinità di incarichi, sappiamo già che abbiamo dei debiti, non sapremo a quanto ammonteranno fra 1, 2, 3 anni, i cittadini poi pagheranno perché siamo costretti a pagare. Ecco, questa è un'altra cosa che non ci hanno accettato, che noi critichiamo e che smentisce tutto quello che dice il RAF quando critica noi e dice che non siamo collaborativi. A proposito poi di quello che insomma chiedete, avete chiesto anche le relazioni semestrali. Sì, un altro modo che abbiamo noi consiglieri per vedere e studiare quello che è l'operato di un'amministrazione, e anche un modo per permettere ai cittadini di vedere cosa fa il loro sindaco, è lo strumento della relazione semestrale. Per legge è previsto che ogni sindaco ogni 6 mesi
stili una relazione dove scrive tutto quello che ha fatto in quei 6 mesi, la porta in consiglio, così possono visionarla, e il consiglio esprime un parere. Bene, ad oggi io ho chiesto ogni anno la relazione semestrale, il sindaco non ha mai presentato una relazione semestrale. Già questo fa capire come nascondono tutto quello che fanno, non esiste trasparenza, noi da mesi cerchiamo dei documenti e non ce li danno, da anni cerchiamo di ottenere e di convincere l'amministrazione a pubblicare le analisi dell'acqua pubblica che ogni mese per legge mai li pubblicano. Pensi che un'altra mozione che abbiamo presentato era quella di chiedere all'amministrazione di pubblicare su internet tutte le analisi che vengono fatte ogni mese per legge all'acqua potabile che ci mandano nelle fontanelle pubbliche dove la gente appunto beve. Loro ci hanno detto di no, e ricordo ancora il vice sindaco Licazzi, quando mi ha dato il motivo, mi ha detto che non voleva pubblicarle per non creare allarmismi. Bene, io dico che l'assessore Licazzi e il sindaco hanno paura della gente informata, perché la gente, se tu hai paura che la gente sappia come sono le analisi dell'acqua che la gente stessa deve bere, tu stai decidendo di nascondergli qualcosa che hanno diritto di sapere. L'acqua loro la consumano, tu devi farlo sapere. Quindi hai paura della gente informata, e chi ha paura della gente informata vuol dire che ha qualcosa da nascondere. Accennava prima alla questione incarichi ed esperti, anche questo insomma è uno dei temi caldi, sì, ad Agate, dall'inizio devo, sì, dire. Sì, ad Agate ci sono più esperti che cittadini ormai, secondo me, perché questa amministrazione non ha fatto che incaricare esperti da quando si è insediato. Il sindaco Raffo più o meno in questi 3 anni avrà dato incarico a 10-15 esperti, dall'ufficio finanziario, dai collaboratori suoi, all'ufficio tecnico, sempre esperti, tutti esperti che vengono, vanno via, non si sa cosa abbiano fatto, tranne prendersi lo stipendio. Ora io dico, ma se un sindaco ha bisogno di tutti questi esperti, ma allora lui a cosa serve? Se io mi candido e mi circondo di esperti, un'infinità di esperti pagati con il sito dei cittadini, ma io cosa faccio? Cioè io devo lavorare, io devo trovare soluzioni, ho gli assessori, ho dei consiglieri di maggioranza, faccio le riunioni insieme, hanno una squadra che è già ampia, non servono esperti, non serve pagare, non serve che lui dica in giro che ci sono degli sprechi e poi prende degli esperti, fa i debiti fuori bilancio, quindi non esiste, non riesce ad avere i trasferimenti erariali, non riescono ad approvare il bilancio. Cioè il risultato di tutte queste serie di nomine, di esperti e dell'operato di amministrazione è zero. Come si fa? Un'amministrazione fatta da più persone, da molte più persone di quelle che in genere sono nelle altre amministrazioni, non riesce a fare nulla. Oggi il risultato è un disastro, un disastro. Quindi si potevano evitare tranquillamente, secondo me era solo il contentino che doveva dare a qualche amico probabilmente. Differenziato anche qui, tema molto caldo, l'amministrazione ha diffuso dei dati che sono stati immediatamente contrastati. Allora, noi in realtà la differenziata è all'inizio, quindi prendiamo con le pinze, però c'è anche da dire una cosa, se noi non tendiamo a non prendere sul serio o al 100% i dati che loro pubblicano, è solo per un motivo, perché da circa 3 mesi chiediamo i documenti per poter vedere come stanno facendo la differenziata, le quantità di rifiuti raccolti, come funziona Maria di Agate. Abbiamo chiesto proprio i tabulati con tutti i numeri e non ce li hanno mai dati. Mai dati, dovrebbero darceli entro 15 giorni, un mese al massimo per legge. Non ce li hanno dati. Quindi noi ad oggi ci troviamo di fronte a un'amministrazione di cui non ci fidiamo completamente, che dice pubblicamente siamo al 75%, ok, io vorrei anche crederti, ma dammi i documenti così posso confermarlo. Non mi dai i documenti, ok, non ti credo perché già non mi fido alla base. Se tu non mi dai i documenti per dimostrarmi il 75% e mi scrivi solo siamo al 75%, io non ti credo, me lo devi dimostrare. E io che sono nell'opposizione devo parlare con il mio elettorato, con i cittadini che mi chiedono, è vero? Io non posso dire è vero, non posso dire neanche che non è vero, però i dubbi ce li ho. Quindi io dubito altamente di questi risultati, e anche perché anche i dipendenti della ditta che si occupa della differenziata devono percepire i soldi, devono percepire quasi 3 mensilità. Quindi ci sono stati dei continui scioperi, anche se sono stati fatti a norma, perché in quel caso per esempio loro devono garantire almeno 2 ore al giorno. Si sono fatti carico di un'enorme responsabilità, perché anche qua senza essere pagati lavorano sempre, sanno che il servizio è importante, sono a disposizione di tutti i cittadini, mi rendo conto tutti i giorni che gli operatori ecologici che abbiamo cercano in tutti i modi di aiutare i cittadini con questa differenziata, però non prendono lo stipendio da 3 mesi, in qualche modo devono manifestare, devono fare attirare l'attenzione. E questa è un'altra delle conseguenze di questa amministrazione. Tutti devono ricevere soldi, nessuno non li vogliono pagare, non riescono ad approvare il bilancio, e la raccolta differenziata genera altri disservizi, così come quello degli impiegati e tutto il resto.
caldissimo anche il tema dell'acqua, nonostante parliamo di acqua, infuocato letteralmente. Sì, sì, il tema dell'acqua è... Abbiamo accennato prima con le fontanelle, ma sì, ovviamente... Sì, ecco, c'è il problema delle fontanelle che due volte è stato, diciamo... ha avuto eccesso di batteri e non l'hanno comunicato loro, l'abbiamo fatto noi. Ma detto questo, l'acqua, la vicenda più clamorosa è stata quella della diga del Ragoletto. Esatto. Più volte l'abbiamo detta, ma non mi stancherò mai di ripeterlo. In quell'occasione il sindaco hanno ottenuto il diritto ad attingere alla diga Ragoletto. Ok, questo è un successo, questo è un merito, chi gli toglie merito? Potevano tranquillamente festeggiare e dire finalmente abbiamo questo diritto, appena riusciamo a depurarla ve la mandiamo a casa. No, loro non appena hanno inaugurato la diga, l'allacciamento alla diga, hanno scritto subito tramite internet, tramite Facebook, che quell'acqua era già stata mandata a casa nostra, quindi l'hanno detto loro, non l'abbiamo detto noi, e hanno detto anche che era potabile. Noi abbiamo avuto tanti dubbi, quindi siamo andati, allora io e l'onorevole Ferreri, siamo andati in comune a chiedere le analisi, vediamo se è veramente potabile, andiamo a festeggiare anche noi. Siamo andati lì e l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico Sidotti ci ha detto esplicitamente non c'è nessuna analisi. Allora abbiamo detto fateci accedere ai locali così facciamo dei prelievi e li facciamo analizzare. Noi vogliamo vedere com'è quest'acqua, visto che ce l'avete già mandata a casa. In quell'occasione ha in tutti i modi cercato di impedirci di accedere. Insomma abbiamo dovuto chiamare i carabinieri, e non è una cosa che ci piace fare, ma siamo stati costretti per poter accedere. È bastata una telefonata del maresciallo, ci hanno subito autorizzato. L'ingegnere Sidotti nell'autorizzazione ha anche scritto che è stata fatta una verifica appunto mettendo dell'acqua nelle condutture idriche cittadine, quindi quella già è la prova, lo sta dichiarando lui. L'hanno detto su internet, lo dichiara il capo dell'ufficio tecnico che l'acqua ce l'hanno mandata a casa. Lo dice anche il sindaco, l'aveva detto pubblicamente quando l'hanno inaugurata. Insomma, noi abbiamo fatto fare le analisi, ma le ha fatte fare anche l'ARPA, quindi non prendo i risultati delle analisi nostre, che potrebbero anche essere messi in dubbio, ma quelli dell'ARPA. Quell'acqua, così com'era, non era idonea al consumo umano. Non solo non era potabile, non era idonea al consumo umano. Non doveva nemmeno arrivare a casa nostra. Loro ce l'avevano già mandata, e ne avevano mandata 1.400.000 litri. Scusi, insomma, hanno fatto un danno enorme alla salute e l'hanno fatto in maniera spudorata solo per avere un risultato politico nel breve periodo. Non avrebbero dovuto mandare quell'acqua, è una cosa gravissima. Noi abbiamo denunciato tutti, abbiamo mandato gli atti, abbiamo le prove, e per quanto loro lo negano, possono negarlo fino all'infinito, noi abbiamo le prove e ce le hanno fornite loro stessi. Quindi in questo caso sarebbe più onesto, più saggio ammettere l'errore e dire noi non avevamo idea della gravità, lo accetterei meglio, ma dire, negare la stessa cosa che tu confermi il giorno prima, non puoi prendere per stupidi la gente, no, non lo puoi fare, non siamo stupidi, quindi prenditi le tue responsabilità, affronta i cittadini e scusati prima di tutto. Questo grazie. È il sindaco. Grazie, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, grazie al consigliere del Movimento 5 Stelle di Acate, Cristian Pappa. Buongiorno. Grazie a voi per averci come sempre scelto e seguito, buon proseguimento con i nostri programmi.